E rieccoci qua col DLC Pokémon, la maschera turchese, prima parte del DLC Tesori dell'Area Zero. E dunque, il gioco ci chiede di socializzare con gli altri studenti, devo farlo per forza, ciao. Io mi chiamo Andre... Ah no, qua mi chiamo Link, mi pare. Sì, infatti. Lo studente di Paldea di qua, lo studente di Paldea di là, mi ha fatto una testa così, vuole essere nostro amico? Ma perché gli hai detto, sei scema? Oh, qua oggi sedere, scema, oggi proprio top Pokémon, eh. E Pokémon, nel primissimo titolo, rosso, blu, giallo e verde, usava termini come cretini. Termini che, in teoria, oggi non vengono più usati per Pokémon. Perché sono giochi PEGI 3, quindi mi fa strano leggerlo. Ma comunque, andiamo avanti. Ah, lui vorrebbe lottare con me, ma certo che lottiamo, sì, sì. Ah, oh, così mi piace, ok. Sì, lottiamo, sì. Tranquillo, In posizione, forza! E fate spazio voi altri. Cattivissima lei. Un vecchietto là che esulta. Il signore del centro culturale. Ah, i nostri amici lì della scuola. Mi sembra vero di poter lottare con te, che bellezza. Ma perché sono il campione, quindi mi conoscono forse. Ok, facciamo allora... Mo' però li vediamo, i nostri amici. Ah, ne manca uno. Vabbè, manca una persona che comunque sia. Canzone ardente, dai. Ma sei entrato a 59, ma per favore. Ma dammi una vera sfida. Per fare una cosa un pochino più equa, mando in campo il Pucina che ho catturato prima. Dai, Yamma, agita le ali. Quanto impaurito. Stai... Oh, cacchio, è vero. Vabbè, sì... Mo addirittura. Addirittura one shot. Ma per favore. Oh shit, not good. E bravi miei giovincelli, una lotta amichevole da manuale. Ok. Lo sapevo io, sei mille volte più forte di me, Link. Beh, non è che ci vuole molto con quei Pokémon insulsi. Oggi c'è l'orientamento a coppia. Perché non lo fate tu e Riri insieme? Io volevo farlo con te. Mi ero prenotato la scorsa volta. Andiamo un po' con questo Riri. Ok, registra la posizione dei cartelli sui vostri Smart Rotom. Beh, meno male, perché a trovarli non è facile. Comunque, andiamo quindi per di qua. Credo che sia il posto da visitare. Non lo so. Quindi dobbiamo andare qua su. Ciao, evviva le mele! Magna le mele, che fanno bene. Non è detto che tolgo il medico ritorno, ma chissà. Leggiamo il cartello, va. Quello è il primo cartello? Sì. Dai, Riben, l'ho trovato. Dobbiamo leggere che dice, giusto? Già. Io lo so già, ma tu leggilo pure. Ok, ti leggo con la mia voce suadente, allora. C'era una volta, a Nordivia, un terribile orco. Aveva fatto del monte vicino al paese la sua dimora e terrorizzava chiunque passasse di lì. Un giorno, colto da una furia cieca, l'orco scese dal monte seminando terrore nel paese. Caso volle che in quel frangente i venerabili Okidoki, Munchidori e Fesandipiti si trovassero nei paraggi. I tre Pokémon ricacciarono l'orco sul monte da cui veniva, ma nel farlo pagarono con la loro vita. Colpiti da tale coraggio, gli abitanti del paese li soprannominarono con affetto Beni Amici. Diedero loro una degna sepoltura e sulla tomba posero delle statue che li raffiguravano. Parla delle sue dei Beni Amici, si trovano laggiù. Comunque l'orco della leggenda è forte a mille, non lo pensi anche tu? Ma sì, diciamo di sì, dai. Comunque dobbiamo farci una foto con il cartello, no? Ok, io non c'ero lo smartphone, sei povero? No, vabbè, per scherzare ovviamente. Sì, ci sta. Tornando ai cartelli, è prossimo al centro di Nordivia. Dobbiamo tornare a paese, attraversare il ponte e continuare su per il monte. Ok, so dov'è. A parte che posso impostarlo come destinazione. Ah, questa è la tomba. Sì. Sto tornando contro l'orco, era caduti. Ok, ci sta, carina. Dunque, dovrebbe stare da queste parti qui. Esatto, yeah. Destinazione raggiunta, ottimo. Leggiamo cosa dice questo cartello, allora. Però è carino sto cartello così. Io mi aspettavo, sai, no? Il classico cartello con la teca in vetro. Invece no. Dai, leggiamo il cartello, sì. Voce fuori campo, entra in gioco. L'orco possedeva quattro misteriose maschere brillanti. A seconda di quale indossava, i poteri della clava da lui brandita mutavano. Grazie alla maschera verde-azzurra, poteva ridar vita alla vegetazione avvizzita. Grazie alla maschera purpurea, poteva generare lingue di fuoco persino dalla fiammella di una candela. Grazie alla maschera turchina,
poteva arrestare il corso dei fiumi. Grazie alla maschera bigia, poteva frantumare con agio solidi massi. Prima di perire, i beni amici rubarono tre delle maschere, privando l'orco di una parte dei suoi poteri. Ah! La maschera bigia quindi lui dovrebbe aver finito, no? Cioè dovrebbe aver tenuto, voglio dire. Che bello sarebbe diventare indipendente e fare amicizia con il signor orco. Onisan? Ogasan, forse, come il manga? Sì, non ti preoccupare di nulla. Il prossimo cartello invece dov'è? Sul monte dove vive l'orco. Andiamo, 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 andiamo. Tutti lo chiamano antro del terrore, andiamo. Immagino che l'antro sia di qua, giusto? Antro del terrore, perfetto, andiamo. Ma che antro è questo? Ah, perché sta là dentro. Ah, dico, antro è una radura aperta, piccola ma è aperta. Ciao, sono arrivato ora. Quello laggiù è l'antro del terrore, dicono che è la tana dell'orco leggendario. Ci sono venuto un sacco di volte, ma non l'ho mai visto. Magari se ci sente lottare, uno forte come lui potrebbe incuriosirsi e spuntare fuori. Ah, dall'ultima volta che abbiamo lottato credo di essere diventato un po' più forte. Va bene, lottiamo allora. Ha un ferret? Ok, si è evoluto nel frattempo, sì. A forza di camminare. Stavolta lotterà come si deve, quindi userai gli oggetti anche tu? 62, insomma. Ah, ora tre Pokémon, bene, molto bene. Ma forse ha Diplin lui? Poliwhirl! Abbraccia un Poliwhirl anche tu. Ayam, ok. Neanche Yan Mega, beh sì, non è che potesse avere il tempo di scambiarli, poi, vabbè, a parte che... Il modo in cui i Pokémon evolvono agli allenatori è un po' diverso rispetto a come evolvono per il giocatore. Tu almeno non ti arrabbi come tua sorella. Allora, sei proprio forte, come faccio a batterti? Prendi una mazza e forse... Forse... Se l'orco ti ha visto lottare, scommetto che anche lui pensa che sia una forza. La scuola che frequento, l'Istituto Mirtillo, è una scuola specializzata in lotte Pokémon. Se fossi forte contro te potrei diventare primo in classifica. Comunque ti fai entrare nella tana dell'orco? Ma guarda, sì. No. Attenzione. Eccolo! L'orco ci stava guardando! Quelle sembrano tracce di fuoco o comunque un piccolo letto di fortuna. Come buio e stretto il terreno. Tutto sconnesso. Vivere solo in un posto così deve essere proprio triste. Sì, guarda. È triste, ma si sta da soli, si sta bene. L'orco potrebbe trasferirsi a casa nostra. C'è tanto spazio. Mi ci trasferisco anch'io. Non so se c'è posto sia per l'orco che per te. Ma come? Per l'orco c'è, per me no. Com'è ora? Ah, però c'è la festa oggi. Si tratta di un festival in maschera. Magari non ti va, però. Insomma, ti va di farci un salto? Ti divertiresti? Mi piacerebbe andarci, sì, sì. Magari indosso anche il vestito tradizionale di Nordivia. Lui e Link partecipa a Viaggiare Studio assieme a me. Quindi avete stretto amicizia? Sì. Siamo amici ora, sì. Siamo amici. Io ho un amico. Non so se mi fa strano, mi viene da ridere. Non ha amici questo bimbo, vero? Stasera inizia la festa delle maschere. Ok, io ci andrei molto volentieri. Ok, la nonna ci dà gli abiti, che bello. E anche i capelli. Abbiamo i capelli abbastanza lunghi per farceli. Sì, ce li abbiamo. Nani? Tu che ci fai qua? Ma che te frega? Dov'è la mia maschera? Non la trovo da nessuna parte. Ah, le maschere. Beh, dopo l'anno scorso le ho messe tutte quante nella rimessa, sì. Non ti hanno insegnato che non si curiosa in casa. Ma come non si curiosa? Ma scusami, te l'ho detto. Tu hai detto che arriva prima alla rimessa si becca la maschera più bella. Eccomi. Sono a fare muso lungo. Come premio di consolazione ti concedo di ammirare la mia figura in abiti da festa. Ah, durante una lotta. Ma signorina, ma lei proprio, oltre che essere malevole, è anche maliziosa. O meglio, smaliziata veramente. Occhi da serpente, quasi. Da gatto. Occhi da serpente. Sì, vabbè, ricordava un po' il serpente perché è anche un po', no, malevola. Mentre sei distratto ti stendo, ma guarda, preferisco farti fuori Morpeppo. E allora, Rubra, Sinischa. Oh, Sinischa! Quindi l'evoluzione di Poltergeist. Che bellino! Fammelo ammirare, non si può ammirare, no, niente Terra Crystal, stai buono. Basta con queste mosse super efficaci. Ce l'hai con me per la maschera, ma non lo so. I nonni che guardano come se fossero in punizione. Oggi è un giorno di festa, quindi ti farò divertire un po', Marubra, ma vacci piano.
Potrebbe mandarmi capo al Pokémon con l'ombra. E invece no. C'è un altro Pokémon. Ah, pensavo li avesse finiti. Adesso ti dispo così poi possiamo andare alla festa contenta. Ora sei contenta? Sorridi alla vita. Eccoci qua, a centro Nordivia. Sì, meglio entrare senza Miraidon, che sennò facciamo strike. Là c'era un bambino con Ciameco, è scomparso. Io, boh, non lo so. Non si... vabbè. Tanto l'ho già detto che sarebbe stato un disastro. Ma non lasciamo perdere. Se non doveva comparire quel bambino con Ciameco, era meglio che non ci stava per niente. Allora, credo che questa sia l'unica sera in cui una persona potrebbe travestirsi da orco e andare alla festa. E quindi che fa l'orco? Va alla festa. Giusto, no? Dai, prestami il tuo bastone dorato selfie. Ma te ne ha dato uno il preside, là, il centro culturale, il tipo. Uffa. Ah, ma perché vuoi il mio, vuoi? Vuoi proprio il mio telefono? Ok. 1, 2, 3, C. Questa festa si tiene in onore dei tre beni amici. Sì, abbiamo visto prima. Sì, abbiamo visto prima il cartello che lo diceva. Cos'è? Che hai da ridere tu? È solo che si vede che non conosci per niente l'orco della leggenda. Riri è ancora un ragazzino. Alla sua età è normale avere un debole per i mostri cattivi. Lui preferisce l'orco ai tre beni amici. Tu rimani qui ferma come una statua di sale? Ecco qua, vediamo un po'. Oddio, c'è Monkey Dory, Okidoki. Ma. C'è la maschera di Enamorus? Ok. Ah, eccolo qui, dai. Che succede qui? Caccia all'orco. Gioco della caccia all'orco. Avete il coraggio di tentare la sorte? Sì. E sì, sono uno degli studenti dello scambio culturale. Allora stavolta offre la casa. Ok. Che fai? Tenti anche tu la sorte con il gioco della caccia all'orco? Sì. L'ho fatto anch'io poco fa, è stato un gioco da ragazzi, ma tu stavi ferma come una statua di sale prima. Il mio punteggio è di 6390. Cosa devo fare? Devo colpire gli orchi, sì. Ok. Ma posso raccoglierne quante ne voglio in fila? Tipo? Beh, se le raccolgo tutte quante insieme, che gli fa? Non è meglio? Ci vogliono anche quelle blu, ci vogliono? Ok, quelle blu non le ho prese manco una, quindi prendiamole ora. Dove appoggio a Bacchera? Ah, là davanti, certo. Quindi... Ah, do... Beh, via. Dov'è? Dove sono i Grident che stanno mangiando le bacche? Dove? Completato, boh. Non ho ben capito perché non me le appoggiare tutte quante insieme, ma ok. Ma pare piuttosto semplice come minigioco alla fine, eh. Ah, devo premere più volte? Vabbè, ma che significa? Boh. Ma ci dai. Ok, dammi il premio. Esperienza amuleto? Sì, va bene, hai vinto tu, brava. Mi viene uno scompenso cardiaco dalla rabbia. Ma che problemi c'ha questa? È matta! Ecco, il nostro primo incontro col Pokémon. Dobbiamo seguirlo, immagino. Ma mi sa che lo seguiremo nel prossimo episodio. Amici, vi ringrazio per aver seguito il video e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!